Ciao ciuccia papaie, questo è Electric. O con il punto interrogativo come sul cappello, ma questo è Electric. Ma è proprio lui, è proprio Ebbene sì, siete di nuovo su questo canale. Per quale motivo? Non lo so. Beh, sappiate che non è una bella cosa se siete di nuovo su questo canale, perché si vede, in particolare, se siete qua per vedere questo video, è che siete affamati di vedere errori clamorosi, umani, a livello di design, grafiche, chi più ne ha più ne metta, di immagini che io trovo nel web, è che andiamo subito a vedere, bando le ciance, lancerei a questo punto la mitica sigla della serie Design discutibili che discutiamo insieme, zan zan. Iniziamo subito dalla prima immagine che secondo me non ha bisogno di essere commentata. Fatto sta che se tu per caso hai delle scale simili a queste, beh, devi sempre partire, come si dice, la giornata col piede giusto. Perché se per caso parti con il piede sbagliato, beh, qui è un grave problema. Probabilmente ti ritroverai con qualcosa di fratturato, non lo so. Quello dipende anche dai tuoi riflessi o se hai i cosiddetti sensi di ragno, ma non penso che sia così. Però ecco, devi per forza partire con il piede sinistro o sei fregato. Se invece vuoi farti magari un bel piatto di insalata, magari un'insalata di pollo o i popcorn o qualcosa che ha bisogno di essere messa in una tazza, no? Magari anche i cereali, perché non acquisti una delle nostre fantastiche tazze bucate che sono proprio, vanno a ruba non appena le ho messe in commercio, proprio marchiate Electric, sono andate a ruba, in particolare per chi ha dieta è consigliato. Se invece fai il grafico come lavoro, si aspetta o ci aspettiamo da te che tu abbia abbastanza intelligenza da sapere quello che fai, no? Come in questo caso dove il suddetto grafico ha fatto un'illustrazione per un'azienda, suppongo, in cui il pezzo mancante del puzzle, a quanto pare, non può aderire al puzzle restante. Quindi mi dispiace per il puzzle giallo, ma non fa parte dell'azienda, almeno non potrà. Nel prossimo caso, non so cosa sia stato installato prima, se la panchina o l'innaffiatore automatico, o forse è stato fatto intenzionalmente, perché uno dice, perché non leggere il giornale la mattina su una panchina mentre che mi faccio la doccia? Due piccioni con una fava. Si tratta sempre di rendere il proprio tempo efficiente. Ma voi, che vagate e navigate così tanto, come lo chiamate voi giovani, il web, in questo mare di informazioni digitali? Com'è che lo chiamate voi giovani, internetto? Magari vi sarà capitato di imbattervi nei famosi ladri informatici, che secondo questo giornale sono più o meno tutti così, insomma. Sono più che sicuro che hanno fatto una ricerca affidabile che dimostra che tutti i ladri informatici hanno un maglioncino nero e una maschera tipica da ladro. Hanno paura di essere riconosciuti dentro la loro stessa casa, a quanto pare. Ma comunque l'articolo dice soltanto come essere un passo avanti rispetto ai ladri informatici, che appunto sono così. Abbi paura di questi. Ultimamente nelle aziende vanno molto gli acronimi, ovvero una parola, che ne so, tipo PEO, che può voler dire Potenza Ernesto Otranto. PEO vuol dire questo. No, non è vero. Ma magari, prima di pensare all'acronimo, alcune aziende, come in questo caso, pensano alle parole come success, successo, happiness, felicità, integrità e teamwork. Ma se mettiamo insieme l'acronimo, non riesco neanche a parlare, dice chiaramente ovvero pupù. Se siete qui tanto nel web, come dite voi giovani webbo, suppongo che un po' di inglese lo sappiate. Andiamo avanti. Se invece la tua famiglia è una famiglia di ninja o di esseri volanti, è molto conveniente acquistare una casa come questa, o non so se una casa, sembra un corridoio sospeso in aria con una porta lì ferma. Magari prima c'erano delle scale, questo non lo so, non voglio cercare spiegazioni plausibili, è già bello così. C'è una porta sospesa su un corridoio sospeso, non si capisce come sta in piedi il corridoio, non si capisce perché c'è una porta lì, è magnifico! Quindi suggerisco l'acquisto soltanto a ninja o angeli. Se invece tu ti guadagni da vivere taroccando le marche famose, beh, io ti suggerisco anche lì un minimo d'attenzione, ok? Puoi anche non essere laureato in grafica, in lettere antiche, in lettere future, in scienze sui lacci delle scarpe. Però, almeno, se vai a taroccare, come in questo caso le scarpe dell'Adidas, stai attento a scegliere bene le lettere da taroccare, perché così, beh, c'è scritto AIDS, no? Ehi, mettiti queste scarpe per promuovere l'AIDS.
Invece quanto sono belle le pubblicità che ti capitano nelle app che stai utilizzando, no? O paghi l'app o ti becchi tante pubblicità, e magari te ne becchi una proprio come questa. È uscito un gioco in cui devi indovinare la frutta. Guess that fruit. Cioè, indovina la frutta, quella è una frutta? Per loro, quella è una frutta. È una frutta particolare, lo ammetto. Quante volte invece qui, su questo canale in particolare, su Design Discutibili, portiamo situazioni in cui i cartelli sono stati mal posizionati e quindi rovinando più o meno tutta una grafica, una foto o quello che è? Come in questo caso in cui, non so per quale strano motivo, hanno deciso di incollare la parte intermedia della grafica in modo che sembrasse che il tipo innanzitutto ha ben 12 addominali. Vuoi mettere? Ha un braccio lunghissimo e il tipo sullo scoglio l'altro ha una gamba infinita. Il tipo è una tipa, scusate. Non perderò molto tempo nella prossima che faccio vedere subito. Puoi acquistare della concorrenza barra tarocco della Lego una sfinge dai dettagli così accurati che mi mancano le parole per descrivere. Io la comprerei subito, è proprio una sfinge. Quando invece fai un progetto in cui includi ad esempio una rampa per disabili, puoi, perché no, puntare a rendere ancora più disabili il disabile, facendo terminare la rampa in questo modo, interrompendola di netto in una pozzanghera di terra in modo che il disabile possa cadere e disabilitarsi ancora di più. Un errore o uno scherzo oscuro e davvero malvagio, direi io. Se invece magari c'è un'azienda in Cina che, sapete, no, fanno tutti quei giocattoli con stampi di plastica, con materiali del cacchio proprio brutti, puoi trovare modi per riciclare determinati stampi, come in questo caso in cui quella che doveva essere, e si vede molto bene, una fetta di cocomero è stata pitturata come una fetta di pizza, così da riciclare lo stampo. E quindi otterrete la mitica pizza comero, o almeno la pizza con i semi del cocomero. Evidentemente una pizza col salame piccante e i semi del cocomero. Chiedetelo la prossima volta che andate in pizzeria. Il prossimo lo faccio vedere subito perché non ha bisogno di commenti. Se volete spaventare i clienti della vostra gelateria, comprate una statua di questo tipo. Un gelato mostro? Un gelato bestia di Satana? Se io da bambino vedessi un affare del genere, non mi avvicino neanche morto a quella gelateria, sia chiaro. Poi guardate la lingua fa senso proprio. Se invece volete studiare le emozioni dell'essere umano, le espressioni facciali in particolar modo, suggerisco ampiamente questa immagine che ho trovato appunto su internet, che le spiega magnificamente, con uno stile ampiamente dettagliato, super approfondito, e che non fa in alcun modo senso, che non crea in alcun modo timore, e che è così efficace e fedele alle vere espressioni umane, che non potete sbagliare se disegnerete con questa tavola di fianco, credo. Se invece volete non perdervi più il telefono, beh, io suggerisco questa app che, se vi perdete il telefono, semplicemente vi suggerisce: ehi, hai perso il telefono? Ecco una magnifica idea! Controlla nell'ultimo luogo dove lo hai lasciato. Un grandioso suggerimento! Perché non ci ho pensato prima? Parli come mia madre. Magari l'applicazione ti costa anche 4 euro. La prossima immagine che metto subito in realtà ha più qualcosa a che fare con me in quanto fumettista. Voi sapete che la nuvoletta con i pallini indica un pensiero nel fumetto, quindi questa donna qui su questo pullman sta solo pensando molto molto forte per dirlo, cioè sta con il cenno di sto per urlare, ma la nuvoletta dice sto pensando, quindi è tipo... La prossima mi fa semplicemente ridere perché denota la pigrizia dell'essere umano, l'avarizia, l'avidità. Potevi pagare un grafico per fare questa immagine nella tua applicazione? Invece no, ci troviamo qui schiaffato un PNG di un computer, di un monitor e di una tastiera, tra l'altro tutt'altro che in prospettiva, come se non si vedesse che sia appunto un poverissimo lavoro di grafica. Questo mi dà solo un po' fastidio, tutto qua. Io vi avverto, là fuori esistono dei parcheggi che, come sapete, sono a pagamento, ma ancor peggio sono quelli in cui vi scrivono questo, ovvero: per favore, paga il tuo ticket del parcheggio prima di esistere. Ovviamente un errore, era before exiting, loro ci hanno messo before existing, ma tu ti chiederai: oddio, come faccio a pagare prima di esistere? Non è possibile! No, non uscirò mai più da qua! No!
Molto semplice per il prossimo prodotto, molto veloce. Perché non comprate delle palle di falena? Non sono fantastiche le palle di falena? Le cosiddette mothballs, palle di falena. Sono proprio palle di falena. A che servono? Non ha importanza. Sono palle di falena. La domanda non è perché, è perché no. In realtà sembra essere un prodotto velenoso contro le falene. Non so perché le hanno chiamate palle di falena. Che in realtà mi sembrano più delle caramelle che altro. Rischierei di mangiare le palle di falena. La cosa più importante prima di installare qualunque cosa, mobile, porta, finestra, quello che ti pare, è prendere bene le misure. Cioè, non ci vuole tanto, prendi un metro, punto A, punto B, 7 metri, Frank. Bene, facciamo la cosa di 7 metri, qualunque cosa essa sia. Non come in questo caso in cui tipo, ehi Frank, misuriamo, sono 3 metri, dobbiamo fare lunga la sbarra, e quell'altro poi decide, no, io la voglio fare 2 metri e 70, in modo che ci sia un avanzo di 30 centimetri e quella non possa appoggiarsi. Errore o scherzo geniale e oscuro? La prossima mi ha fatto semplicemente sorridere. Non ha nessun esito esilarante o divertente se non l'errore in sé, ovvero perché non facciamo il colore di una lettera dello stesso identico colore del maglione così che diventi invisibile. La cosa che a me fa ridere è che si legge comunque weekend, cioè tutto attaccato con la E visibile sarebbe weekend, anche senza è tipo weekend. Non lo so, vabbè. La prossima invece mi fa morire. Se comprate questa casa, mi raccomando, non usate la porta sul retro. Non potete usare la porta sul retro. Spero che almeno l'agenzia immobiliare si ricordi di mettere una clausola che le tolga tutte le responsabilità nel caso in cui qualcuno fatalmente utilizzi quella porta sul retro. Ma se invece è il compleanno della tua sorellina Giana, beh, attento quando appendi le lettere di Giana da qualche parte, perché se lo vedi dal lato opposto è un problema. E ottieni, lo devo leggere? Devo rischiare la demonetizzazione leggendolo? No, avete capito. All'estero, sia in America che in Inghilterra, così come qua, esistono i negozi tutto a un euro. O meglio dire, i negozi tutto a 99 centesimi. Il 99 cents store. E in questo caso però, potreste trovare un negozio in cui magari ci sono dei prodotti a 99 centesimi e 99. Quindi, o non avrete il resto, o entrerete in un loop mentale in cui vi chiederete come farò a pagare. Perché invece non comprare un tè dolce, che dice proprio sweet tea, senza zucchero? Aspetta, come fa aspetta, un tè dolce non dolce. È un tè dolce o è un tè non dolce? È un tè neutrale? È un tè... Soffrite di mal di schiena? State sempre a lavorare davanti al computer, a un certo punto la vostra schiena non ne può più. Ah! Beh, comprate questa fantastica sedia a 300,99 euro che aggiusterà tutti i vostri problemi di schiena cervicale, lombare, dolori alle braccia. Appoggiale con forza su questa sedia e vedrai che starai molto meglio. In questo negozio invece, o concessionario, non so, di auto usate cinese a quanto pare, la cosa più divertente è che puoi vendere la tua macchina gratuitamente. Non è geniale? Io adoro vendere i miei mezzi, le mie automobili gratuitamente. Se invece non potete, come tanti di noi, permettervi le cose di marca, come già abbiamo affrontato in questo episodio, optate per quelle tarocche. Perché Hello Kitty quando puoi avere Hell Kitty, la gattina tenera dell'inferno? La gattina che si ciba di anime di bambine che indossano le sue ciabatte. Probabilmente sempre nella cassa di prima l'agenzia immobiliare dovrebbe segnare che se sei un po' troppo robusto non potrai entrare in questa doccia. Che come potete vedere nella foto è stata messa appositamente una scarpa come per far capire questa è la dimensione attraverso la quale devi passare per entrare in doccia. È il portale che devi solcare. Solo se sei degno potrai entrare in doccia, e per degno intende un fisico bestiale, capito? Bello snello. Se per caso sei in sovrappeso, niente doccia per te amico, non sei degno. Come ultimissima immagine invece, mi sono tenuto questa immagine che mi dà solo un estremo fastidio a guardarla. Guardate, no, questa immagine causa solo puro e sincero nervoso. Puro e sincero, perché se io vado in un ristorante e mi servono queste due cose, li faccio portare via. È troppo, è troppa fatica vedere due cose che sono fatte per quello ma non si incastrano. No, portale via. Proprio non starei concentrato neanche sulla cena, non ce la farei. Non c'è immagine per
peggiore di questa in questo episodio, ammettiamolo. Quindi via questa immagine, perché è così che finisce questo magico episodio di Design Discutibili, che c'è solo e unicamente su questo canale. Spero che vi siate ampiamente divertiti. Se così è stato, mostrate tantissimissimo amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscriviti se non sei già iscritto, ma soprattutto devi imprimerti in quella testolina lì questo magnifico uomo che era Electric. こんにちは。